Andrea e Beatrice si trovano sul ponte di una nave che viaggia alla velocità di 11 metri al secondo, a distanza di 6 metri l'uno dall'altra, e si lanciano una palla che impiega 3 secondi per percorrere la distanza che li separa. Giovanni si trova su una seconda nave che viaggia parallelamente alla prima e osserva che la palla si sposta di 12 metri quando Andrea, che si trova a poppa, lancia la palla a Beatrice, che si trova a prua. Disegniamo quindi ciò che abbiamo letto del problema. Abbiamo quindi Andrea che si trova a poppa e lancia a Beatrice una palla. La distanza fra Andrea e Beatrice è di 6 metri e la barca va a una velocità di 11 metri al secondo. C'è un'altra barca sulla quale si trova Giovanni, che sta osservando cosa accade fra Andrea e Beatrice. Anche la barca di Giovanni si muove con una certa velocità. Affrontiamo questo problema ricordando le trasformazioni di Galileo rispetto a due sistemi di riferimento inerziali in moto. Quindi consideriamo ad esempio che la barca 1 è la barca in movimento e che Giovanni, che è l'osservatore che si trova sulla barca 2, vede ciò che sta accadendo su questa barca in movimento, in moto relativo rispetto alla barca su cui si trova lo stesso Giovanni, vede quello che sta succedendo e quindi la palla lanciata fra Andrea e Beatrice. Quindi possiamo dire che la velocità della palla rispetto a Giovanni o rispetto alla barca 2 è uguale alla velocità della palla rispetto alla barca 1 più la velocità relativa della barca 1 rispetto alla barca 2. Ricordiamo che il tempo in entrambi i sistemi di riferimento scorre nello stesso modo, quindi il tempo sulla barca B1 è uguale al tempo sulla barca B2. A questo punto possiamo sostituire i valori che conosciamo e determinare quindi la velocità della palla sulla barca 2. Sappiamo che Giovanni vede che la palla compie un percorso di 12 metri in un intervallo di tempo di 3 secondi, mentre sulla barca 1 la palla compie un percorso di 6 metri, sempre nell'intervallo di 3 secondi, più la velocità relativa dei due sistemi di riferimento, cioè la velocità della barca 1 rispetto alla barca 2. Quindi questa velocità della barca 1 rispetto alla barca 2 è uguale 12 diviso 3, 4
metri secondo meno 2 metri al secondo uguale 2 metri al secondo. Quindi la barca 1 si muove più velocemente della barca 2 di 2 metri al secondo. Quindi potremmo anche dire che la velocità della barca 1 è uguale alla velocità della barca 2 più la velocità relativa della barca 1 rispetto alla barca 2. Per un osservatore che si trova sul molo, è facile verificare che la velocità della barca 1 è di 11 metri al secondo, esattamente come ci dice il testo del problema, e sarà uguale alla velocità della barca 2 più la loro velocità relativa, 2 metri al secondo. Quindi la velocità della barca 2 sarà uguale a 11 meno 2 uguale 9 metri al secondo. Rispondendo così alla prima domanda, con quale velocità si muove la nave su cui viaggia Giovanni? La seconda domanda è: qual è la velocità della palla secondo Giovanni quando Beatrice la lancia ad Andrea? Tracciamo un riferimento cartesiano solidale con Giovanni sulla barca B2. Su questo sistema di riferimento possiamo considerare la velocità relativa che Giovanni vede della barca B1 rispetto alla barca B2, che ha verso concorde al verso del riferimento cartesiano scelto, e considerare la velocità di lancio della palla da Beatrice ad Andrea, che in questo caso avrà verso di velocità opposto a quello che è il verso del riferimento cartesiano che abbiamo scelto. Quindi, volendo verificare la velocità finale che vede Giovanni sulla barca B2, possiamo dire che è data dalla somma della velocità della barca B1 rispetto alla barca B2 meno la velocità della palla lanciata da Beatrice, uguale a 2 metri al secondo, che è la velocità relativa, meno, il problema ci dice che Andrea e Beatrice si lanciano una palla, si lanciano la palla alla medesima velocità, quindi 6 fratto 3 secondi uguale a 2 metri al secondo meno 2 metri al secondo uguale 0. Quindi la velocità finale che Giovanni vede del lancio della palla da Beatrice ad Andrea ha una velocità nulla.